Ciao ragazzi, oggi faccio vedere l'ankle pick, dato che mi è stato richiesto. Ovviamente lo faccio vedere da grappling e non da stick fighting. Perché? Perché per me lo stick grappling non esiste, semplicemente o fai grappling o fai stick fighting e poi le due cose le fai convergere con le competenze di una disciplina e dell'altra, ma mescolarle insieme non ha molto senso, quindi vediamo l'ankle pick per come mi è stato insegnato. Possiamo farlo in due modi. Il primo è da clinch, quindi qua da questa posizione. Il secondo, che a dir la verità è quello che preferisco, è dal controllo del polso, quindi da questa posizione qua. Perché lo preferisco? Perché riesco prima di tutto ad avere un controllo maggiore sull'avversario, secondo a giostrarmelo meglio e andare diretto sulla gamba quando ho il controllo del polso. Quindi buttandomi giù, facendo un drop, riesco a piegarlo, come vedete, e arrivare subito facilmente alla caviglia. Ma vi spiego la meccanica. Io da qua voglio scoprire la sua gamba destra. In questo caso la sua gamba destra è già scoperta, quindi cosa farò? Lavorerò col clinch. Il mio clinch cosa fa? Spingo in diagonale verso il basso, in modo da portare tutto il peso dell'avversario verso il suo angolo sinistro. A questo punto, come vi dicevo, sfrutto la presa del polso per fare un drop, quindi per andare giù e abbassarlo ulteriormente. Una volta arrivato qui, guardate la mia gamba destra, sta già puntando per l'affondo. Vado ad affondare usando praticamente lo stesso movimento, magari non proprio uguale, però simile a quello del double leg, ovvero mettendo il ginocchio a terra e allungando la gamba posteriore, e la mano si trasferirà dal polso alla caviglia. Tutto in contemporanea, spingo, affondo, mano alla caviglia. Questo. 1-2. Ora, Andrea si rialza e vediamo la versione col passaggio e con un po' di movimento. Quindi io sto lottando. Se ho il clinch esterno, come vedete qua sono in svantaggio, quindi entro. Qui voglio esporre la sua gamba, quindi gli faccio fare un passo. Vedete, gli ho fatto fare un passo in avanti in modo da scoprire la gamba. In alternativa posso farlo girare. Qua girando mi metto sull'angolo giusto, quindi qui e qui. Spingo la testa, vado verso il basso e affondo. Oh! Qua controllo, un trucchetto, vi faccio vedere come finire il passaggio. Quindi mi trovo nella mia posizione di lotta, faccio il clinch interno. Ora partiamo già con la gamba esposta. Cosa vado a fare? Entro col mio ankle pick, ma non lo mollo, rimango molto vicino a me. 1-2. Guardate la gamba, la gamba la controllo. Ora ho mille modi per entrare, guardate come mi trovo qui. Leva la caviglia. Per finire la leva, strangolo la sua gamba, il tallone si punta sull'anca, la punta dei piedi sul tatami, le mani si chiudono in questo modo, come se volessi fare uno strangolamento, poggio la testa a terra e in alto la schiena, boom, e tiro la mia leva alla caviglia. Ultima opzione, oggi me ne do parecchie, poi magari farò una puntata proprio sulla leva alla caviglia. Da qua, entro. Controllo, metti la gamba dietro, metti la gamba dietro. Adesso ho la gamba coperta, quindi se dovessi tentare un affondo ora non ci riuscirei perché è troppo lontano. Posso fare due cose: posso fare un ankle pick inverso, quindi andare sulla sua gamba destra, o altrimenti girare. Ecco, adesso posso. Da qua controllo, stavolta vado a controllare la gamba, quindi faccio un leg drop. 1-2. Mi metto in questa posizione, controllo e vado giù. Qua. Una volta col controllo delle gambe in questa modalità, non può più difendersi. Quindi vado a fare underhook da un lato e controllo della testa dall'altro. E qui. Cerco qui, controllo. E in posizione. Questo qui era l'ankle pick, oggi alla telecamera insieme a me, Andrea. Grazie.